Raga, avevo una media di 1-2 iscritti al mese all'inizio. Cioè, adesso ne faccio 4.000 al giorno, capito? Ma guarda questo! Cioè, io me lo ricordo Michele all'inizio, perché eravamo quasi pari. Adesso è come dire che da bambino hai giocato a calcetto col piccolo Cristiano Ronaldo. Guardate, a gennaio lui aveva questi numeri qui. Rispetto a me ha i miei stessi iscritti, più o meno le mie stesse views. Ma c'era una cosa che non era pari, e cioè i commenti. Adesso mi spiace non avere uno screen, ma aveva già tipo 100 o più commenti. Quindi forse vuol dire che Miki crea empatia col suo pubblico. Può essere. Anzi, adesso lo chiamo e glielo chiedo. Pronto? Ciao Miki, una cosa al volo. Tu ti senti una persona empatica? Empatica? In che senso simpatico? Ma non è l'empatia, ma questo non sa manco cos'è. Forse non è solo quello. E poi Michele sfata un mito, e cioè che bisogna avere una nicchia. Io ad esempio su questo canale voglio parlare del nuovo mondo dei millennials. Poi sì, ho messo tre categorie: esperienze, interviste e digital. Ma non ho una nicchia. Pensare che ho anche una palestra, ma non ho voluto fare la nicchia fitness. A, perché sono contenuti di tutto il team e li carichiamo sulle pagine dedicate. Cioè Elon Musk ha una sua pagina e Tesla un'altra. Ma anche perché mi sarei sentito costretto e obbligato a trattare e fare contenuti solo su quella nicchia. Mentre io vedo YouTube come uno sfogo creativo. Ora, se guardiamo Michele, lui parla di... uno stivale da cyborg, giochi PS1. Facciamo un video che spiega esattamente come ho fatto io a cercare i fornitori. È pieno di piselli. Oggi vorrei parlarvi di come ho fatto a passare da operaio ad imprenditore. Ciao raga. No vabbè, aspettate. Ancora? Dimmi Simo. Michi, sì, ciao, ma qual è la tua nicchia? La nicchia, dai, lo sai anche tu che non lo so qual è la mia nicchia. La mia nicchia sono io, cioè, boh. Sì, ciao, dai, andiamo bene. Ma che cazzo? Dai, ma come ha fatto a fare questa crescita? Cioè, 4.000 iscritti in un giorno, 3.000, 2.002. Cioè, penso che ogni youtuber si svegli bagnato pensando a questi numeri. Cioè, è impossibile. Dai, lo chiamo un'ultima volta. Pronto? Sì, ciao Miki. Non lo so, mi sa che cadeva la linea. Ma senti, dai, dimmi l'ultima cosa. Qual è questo tuo sporco segreto? No, non te lo dico qual è il segreto. Mi chiudi in faccia due volte. No, dai, comunque, a parte gli scherzi. Guarda, io non è che in verità c'ho un segreto. Cioè, costanza nel fare video, sempre, sempre, sempre. Perseveranza. E poi, cosa molto importante, fare quello che ti piace, perché sennò poi ti stanchi. Tutto qua. Ah, beh, chiaro. Ma scusa, stai per caso facendo un video su di me, fammi capire. No, ma che video su di te, Miki? Sarebbe solo uno sfruttare il tuo nome, la tua popolarità del momento. Ciao, ciao. No, no, tranquillo, tranquillo. Ciao, grazie. Dai, scherzo, Miki, sai che ti voglio bene. Ah, tra l'altro, se condivide questo video sui suoi social, andate a iscrivervi al suo canale. Se invece non lo condivide, Miki, vaffanculo!